Ad un anno circa dalla fondazione AMO AB Abruzzo, Marche e Umbria, il collettore di associazioni, enti di ricerca, fondazioni, università delle tre regioni, arriva un confronto sui temi dell'energia. Il progetto più significativo è quello che riguarderà il 2023, che riguarda l'energia, che avrà tre prospettive, una di brevissimo termine che è la costruzione di comunità energetiche che sostengano lo sviluppo dell'impresa, un altro il potenziamento dell'infrastrutturazione energetica delle tre regioni e un altro una prospettiva di più lungo termine che riguarda la vision, ovvero la restituzione della prospettiva di protagonismo all'Adriatico utilizzando la leva energetica. L'altro progetto è quello che riguarda l'ecosistema per l'innovazione, che ha vinto il bando del PNRR e mette a disposizione 120 milioni di euro per le imprese di questo territorio attraverso il trasferimento tecnologico delle università, che saranno utilizzati per progetti di ricerca finalizzati a innovare i processi e i prodotti delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale. E si svilupperanno lungo le strategie di specializzazione intelligente delle regioni, che sono l'automotive, la ICT aerospazio, le scienze della vita, l'agritech e in parte moda e arredamento. Questo perché questi non sono soldi regalati, sono soldi messi a disposizione ma che in qualche modo devono essere restituiti e quindi occorre valorizzarli da un punto di vista imprenditoriale, soprattutto in termini di sviluppo di ricchezza ed occupazione. I 120 milioni saranno suddivisi, diciamo, in maniera abbastanza omogenea tra tre territori, in particolare nell'Abruzzo arriveranno qualcosa come circa 50 milioni di euro. L'Aquila sarà l'hub, quindi sarà il coordinatore di questo gruppo di lavoro e decisamente avrà una ricaduta e un impatto sulle imprese piuttosto significativo. Ogni università rappresenterà e tratterà dei temi, si chiamano SPOC, e ogni università svilupperà evidentemente delle attività, in particolare sulla strategia S3, riconosciuta dal Ministero, strategica per lo sviluppo imprenditoriale, diciamo, dei nostri territori. In Italia noi siamo tre regioni piccole, mettendoci insieme siamo a livello di altre della media della regionale italiana e abbiamo potuto vincere una gara di grande importanza che porta 120 milioni nelle nostre regioni, proprio perché eravamo uniti, perché le nostre forze insieme di popolazione, di impegno, di lavoro, hanno le qualità per poter seguire un progetto di innovazione così importante per lo sviluppo della nostra attività industriale.